tutti. Allora, siamo qui con la quarta sessione di queste nostre articolazioni. Partiamo con un verdicchio di Matelica, quindi siamo nelle Marche, è un vino che io conosco poco. Io nemmeno. Proviamolo. È comunque sempre un piacere fare un aperitivo colazione. Allora, qui invece per accompagnare questo vino abbiamo del surimi, dei falafel, delle cotolettine, dei wurstel e delle briochine con gli spinaci. Con gli spinaci. E focaccine anche con gli spinaci. E focaccine con gli spinaci. Alla vostra salute e cominceremo sì. A chiacchierare. Beh, non male. Non male. Allora, oggi parliamo di pop art. Allora, quando pensiamo alla pop art ci viene in mente un nome. Andy Warhol. Che è quello di Andy Warhol. Però forse non tutti sanno che la pop art non nasce come fenomeno americano, ma nasce qualche anno prima, quindi siamo intorno alla seconda metà degli anni 50 in Inghilterra, nelle zone di Londra. Lì troviamo un artista piuttosto interessante e forse il più importante del fenomeno pop art inglese, che è Richard Hamilton, sì. Insieme poi a altri personaggi che dopo incontreremo. Perché Richard Hamilton si può considerare l'iniziatore della pop art? Perché lui nel 1956 crea questa piccola composizione che può essere considerata un vero e proprio manifesto della pop art. Ed è quello che vediamo qui nella foto. Allora, cosa vediamo in questa immagine? Un uomo nudo. È intanto un collage, quindi ci sono anche vari pezzettini di immagini prese da quelle che erano le riviste popolari dell'epoca che giravano, e viene fatta una composizione e il titolo è abbastanza significativo, adesso ve lo dico in italiano perché è un po' lungo, e dice grosso modo così: cos'è che rende le case di oggi così differenti e così attraenti? Questo è il titolo dell'opera. Allora, intanto vediamo alcune cose interessanti. Il soffitto di questo ambiente, che è un interno, no? Quella che può essere un'abitazione, il soffitto è sfondato e vediamo quello che sembra un pianeta. Sì, no? Non avrei neanche notato. Se ci facciamo caso, perché? Perché in quell'epoca non siamo ancora arrivati sulla Luna. Siamo nel 56, alla Luna ci si andrà nel 69, quindi manca un po' di anni. Però c'è l'idea della corsa allo spazio, no? E poi c'è la fantascienza che è molto popolare in quel periodo. E quindi c'è intanto questa cosa qui, uno sguardo verso lo spazio. Poi, se guardate bene, qui all'interno, proprio al centro, c'è un simbolo che è il marchio della Ford. Ma è una lampada. No, va bene, sulla lampada, però c'è questo marchio della Ford, che è una delle più importanti industrie statunitensi, che è poi quella che porterà la catena di montaggio, no? Quindi un nuovo modo di produrre dell'industria. Poi cosa vediamo? Vediamo una lattina di prosciutto in scatola, quindi simbolo della nuovo consumismo, no? Anche dei prodotti alimentari che si trovano sugli scaffali dei supermercati. Poi vediamo un accenno alle tecnologie, c'è un registratore per terra e c'è soprattutto un televisore, che è abbastanza una novità in quel periodo, siamo nel 56, quindi è sono le prime televisioni che cominciano a apparire. E poi sulla sinistra vediamo un aspirapolvere di nuova concezione, una Hoover, che sono questi aspirapolvere a forma un po' di casco. E poi sulla parete vediamo un fumetto,
fumetto, che anche questo è un qualcosa di estremamente popolare, un linguaggio popolare che comincia sì, a affermarsi. Ma quella donna lì a mo' di abat-jour? Ecco, la donna lì a mo' di abat-jour è effettivamente la, l'idea della donna oggetto. Ah, bello! E che è tipica della comunicazione pubblicitaria di quel periodo. Perché se hai in mente le pubblicità appunto degli anni, di quegli anni lì, fine anni 50, sono tutte improntate sull'idea che la donna sia la regina della casa, ma sia in qualche modo a servizio dell'uomo. Ah, certo. E quindi qui vediamo questa donna svestita con questo paralume in testa. Mentre l'uomo, com'è? L'uomo è un uomo palestrato, perché in quel periodo c'è anche il culto, del corpo, certo. Mm. Sì, e, ma che cosa c'ha lì? E questo uomo ha in mano questo lecca lecca con la scritta pop. Pop, che sarà poi quello che non si chiamerà da subito pop art, ma da lì a poco prenderà questo nome. E sulla, sempre sulla sinistra troveremo in cima alle scale una domestica che sta appunto utilizzando l'aspirapolvere, simbolo del progresso. E fuori dalla finestra cosa vediamo? Un riferimento al cinema, al divertimento, quindi alla, a quello che è un po' poi il benessere, il clima, il momento, sì. Il benessere e la voglia di divertimento, del comfort nella casa, quindi tutta una serie di cose che rendono nuova, rendono una novità il nuovo modo di abitare. Quindi questo è Richard Hamilton. Ma non c'è solo lui. Nel movimento della pop art inglese troviamo anche degli altri personaggi. Primo tra tutti questo Edoardo Paolozzi, che è un artista scozzese, però di chiare origini italiane. I suoi genitori si erano trasferiti in Scozia e lui nasce lì e poi comincia a frequentare gli ambienti appunto londinesi. E il suo lavoro è molto interessante perché lui utilizza il linguaggio del collage, che è un linguaggio che abbiamo visto nasce nelle avanguardie del dadaismo, nel surrealismo, utilizzano molto queste tecniche, e lui mette, adesso qui vediamo qualche opera, e lui fa queste composizioni molto complesse ma molto colorate, molto divertenti, dove mette in campo tutti questi oggetti del nuovo, di questo nuovo modo di vivere, questa nuova società. Inoltre Paolozzi è anche un abile scultore e lui utilizza anche qui una serie di materiali nuovi dell'industria e costruisce delle cose con delle tecniche un po' che lui si inventa anche, perché non sono tecniche già costituite, e fa queste sculture che stiamo vedendo un po' con delle forme un po' antropomorfe, ma con dei trattamenti e dei materiali assolutamente inediti per l'epoca. Ma venivano capite queste cose all'epoca? O no? Un po' come l'arte moderna, l'arte contemporanea adesso? Sì, probabilmente adesso, come tutte le cose nuove, lasciano un po' di perplessità. Però tieni conto che allora si veniva da un periodo in cui l'arte era qualcosa di estremamente elitario, quindi era davvero poco battuta dalla gente comune, perché c'erano cose che erano difficilmente capibili. Questi linguaggi qui invece che si stanno imponendo adesso sono linguaggi estremamente che fanno uso appunto di immagini popolari, di tecniche, poi anche dal punto di vista estetico, assolutamente colorate, no? Quindi era qualcosa che se non era capito comunque non era qualcosa che veniva rifiutato, quindi non era qualcosa che destava scandalo, scalpore, era comunque qualcosa di piacevole, una piacevole novità. Vediamo adesso un altro personaggio abbastanza famoso per l'epoca, che era Peter Blake. Peter Blake in realtà è diventato abbastanza famoso per una cosa sola, che è stata, perché per la sua produzione
va ancora nella direzione intrapresa da Paolozzi, no? Cioè questi collage e i linguaggi della pubblicità, queste cose molto colorate, però lui... che collabora per la copertina? Per la copertina del disco dei Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Delle copertine più celebrate, poi più conosciute al mondo, no? Quindi, e viene da questa esperienza qui. Peter Blake farà anche altre cose che vedete qui nelle immagini, anche qui utilizzando, mettendo in contrasto delle immagini a colori di personaggi famosi o di cose popolari con delle fotografie in bianco e nero, quindi che riportano a qualcosa di più intimo e di più introspettivo. Patrick Caulfield è un altro personaggio che fa cose molto raffinate invece, quindi non abbiamo più l'idea di sovrapporre, di prendere le immagini come se ci arrivassero dalla televisione, no? Una dopo l'altra, veloci, sovrapposte. Però qui non riporta le varie marche dei prodotti, dei... No. In è effetti, uno stile un pochino più diverso. Sì, è uno stile decisamente più sobrio e più raffinato rispetto a quelli che abbiamo visto però prima. Però è considerato ancora pop art, anche lui. Però rientra in questa, in questo, diciamo, questo filone della pop art inglese. Poi non è che si fossero messi tutti d'accordo per fare il movimento, sì, però no, perché non è il che... clima era quello e loro interpretano il loro tempo attraverso queste opere per cui vengono poi messi insieme. Vedi che comunque c'è una continuità, no? In quello che abbiamo visto prima e in quello che vediamo adesso. Un altro forse autore che vale la pena di citare è Allen Jones. Allen Jones è uno di quegli autori che utilizza un po' la provocazione sessuale e quindi crea degli oggetti che vogliono essere quasi anche degli oggetti di design. Se sì, questo qui è subito da mettere al muro, da fulminare subito. E beh, ma tieni conto di quello che abbiamo visto prima, no? La donna vista nella comunicazione di allora era vista proprio come una donna oggetto, no? In questo caso viene vista come oggetto sessuale, per cui fa riferimento a tutto quell'immaginario fetish, sadomaso, e quindi crea dei mobili che sono delle sedute o dei tavoli in cui il supporto è fatto da un manichino assolutamente realistico di una donna vestita poi con gli abiti appunto fetish. E questo tra l'altro c'è un riferimento importante che nel film di Stanley Kubrick Arancia Meccanica, dove troviamo un riferimento proprio alle opere di Allen Jones. Ma sono opere... Sono belle quelle donne lì, no? No, sono manichini. Ah, sono manichini? Sì, beh, certo. No, perché sennò dicevo, vabbè. Ah, no. E quelli che stanno là così impalate. Vabbè, non è che non si sia fatto nella storia dell'arte anche questa cosa qui, però in questo caso sono belle. In Giappone ci sono dei locali dove ci sono delle donne nude e sopra gli mettono il sushi come fossero un piatto. Certo. Giusto? Non si tratta di un'operazione artistica. Bei pirla. Vabbè, c'è anche questo. Bene, allora, adesso questo era quello che possiamo dire rispetto alle origini della pop art. Dopodiché queste esperienze si trasferiranno in America e qui troveremo quello che più o meno conosciamo tutti della pop art, troveremo il fenomeno Andy Warhol, ma troveremo anche tutta la pop art americana che si sviluppa a partire dai primi anni degli anni 60, 61, 62. Quindi nel prossimo video vedremo la figura di Andy Warhol e poi vedremo le figure nel video successivo degli altri protagonisti della pop art americana. Bene. Per adesso vi salutiamo.
Alla prossima. Vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale. Al nostro canale. E alla prossima. Ciao.